Allora, se tu prendi un aspetto particolare, no. Però se li sommi vari aspetti tutti insieme, sì. Cioè, nel senso, di quelli abbiamo assaggiati, no? C'è qualcuno, l'Eiswein era bello, fresco, vivace, eccetera. L'altro era No, ma non di carnoso. stasera, da tutti gli altri Ah, da tutti vini, gli altri perché vini. l'Oceano di Ghemme si stacca così tanto, secondo Io direi, cioè, se lo metti in mezzo agli altri Sauternes, no, magari li aveva assaggiati. Sinceramente i Sauternes sono buoni, però a volte sono pesanti, a volte danno la testa, a volte c'è un po' di solforosa di troppo, a volte questo odore muffato è veramente un cazzotto nel naso e può piacere o non piacere, a volte lo iodio è un po' troppo piccante. Diciamo che tutto quello che negli altri è presente ma a volte in maniera un po' esagerata, in Ichem è come se fosse molto più bilanciato, molto più armonico. Che poi la stessa cosa che ritrovi nei grandi Chateau bordolesi, il Margaux, Latour, eccetera. Ci sono vini più profumati di Latour, ci sono vini più concentrati di Margaux, ci sono vini più persistenti di Mouton Rothschild, però in realtà tutte le caratteristiche messe insieme e coerenti li trovi effettivamente, ora questi sono quelli famosi, storici, eccetera, e quindi ovviamente la suggestione c'è, però effettivamente se li vai un attimino ad analizzare le sue componenti, probabilmente Ichem non ne sorpassa nessuno a livello di ampiezza, però è anche l'unico che le presenta tutte. Quindi secondo me da quel punto di vista effettivamente li stacca gli altri. Poi se si va a vedere singole componenti probabilmente no. Cioè, per farti un paragone blasfemo, è come il famoso Jamaica Blue Mandarin, che è il caffè più caro al mondo, no? Che è un caffè che in realtà certe miscele sono molto meglio, però la miscela richiede che tu metti insieme una decina di tipi di caffè, li controbilanci, li guardi, eccetera. Quello lì è già naturalmente bilanciato e armonico e nessun'altra varietà di caffè riesce da sola ad avere quella complessità e quelle caratteristiche. Poi ciò non toglie vuol dire che ci sono delle miscele magari meglio, però da sola è difficile fare meglio di quello lì. Quindi, mi hanno detto che chiamavano prima delle 11, se non hanno chiamato a questo punto. Hai detto che